E raccontando oggi, no, cioè, malgrado il tempo che è passato, io da ragazzino, cioè, ogni volta che prendo la chitarra in mano, per me è come se fosse la prima volta, cioè sempre voglia di suonare e diciamo, ogni volta che prendo la chitarra trovo sempre novità. Questo perché? Perché sono autodidatta, sono nato musicista. Cioè, proprio fatto tutto da me, mai avuto maestro, cioè queste, la mia vita è tutta la chitarra. Raramente nascono, cioè, qualcuno così che ha questo dono della natura. E la cosa cioè, c'è più possibilità di comunicare, cioè praticamente di quello che è vissuto, cioè la povertà, tutto, perché si esprime infatti. Io quando suono, per esempio, io quando salgo sul palco non dico una parola, è tutto musica. E la gente, tramite la mia musica, sanno quello che voglio dire. Per il Rotary questa raccolta fondi è di massima importanza, perché è il progetto mondiale più grande di un'associazione non governativa. Proprio in questi giorni si festeggiano i 30 anni da quando il Rotary lanciò la campagna per debellare la poliomielite. In 30 anni appunto si è passati da 400.000 casi all'anno ad appena 400 casi l'anno, per cui siamo a un abbattimento praticamente totale. Il Rotary svolgerà quest'opera fino a quando la poliomielite non sarà completamente debellata. Ci sono solo ancora alcuni focolai nel mondo e il Rotary ci tiene particolarmente perché, come ho già detto anche in altre occasioni, possiamo mettere un tassello nella storia della medicina dell'uomo, perché solo in un altro caso, nella storia, in tutta la storia dell'umanità, dell'uomo, solo in un altro caso è stata debellata una malattia che è stata il vaiolo. In questo caso si potrà mettere un tassello di storia anche noi. I fondi che vengono stanziati sono principalmente da sovvenzioni come una sera da raccolta fondi come questa, dove ogni club in tutto il mondo si dà da fare per raccogliere questi fondi. Ma la cosa più bella è che il Rotary è riuscito negli anni a incidere sulle politiche dei governi affinché questi in 30 anni abbiano contribuito ad eradicare la polio per oltre 10 miliardi di dollari.